quando vedo quella montagna enorme, magari che non sono allenato, che non so neanche, diciamo, la tecnica, non c'ho neanche l'attrezzatura, non c'ho tutto, rinuncio. Quindi invece devi darti degli obiettivi che ti facciano uscire fuori dalla tua zona di comfort, ma che comunque stiano impegnandoti alla tua portata. Cioè, devono essere degli obiettivi impegnativi ma realistici, in modo che tu abbia la possibilità di raggiungerli, altrimenti è facile che scatterà la rinuncia. Poi certo che tutto è possibile, però noi dobbiamo per ottimizzare la cosa. Quindi io suggerisco sempre di darsi un obiettivo smart, specifico, misurabile, accessibile, ma realistico. La R di smart è realistico, e definire anche un tempo in cui voglio raggiungerlo. È ovvio che se mi do un obiettivo irrealistico non avrò la motivazione, perché noi dobbiamo attingere a questa energia che sta dentro di noi, che è l'energia della motivazione. La motivazione nasce soltanto se c'è un obiettivo, ma nasce soltanto se c'è un obiettivo che è condiviso da tutte le tue parti, cioè un obiettivo che è condiviso dalla tua parte logica, ma anche condiviso dalla tua parte emotiva. Perché, come dire, se tu ti dai l'obiettivo di sposarti, ma c'è una parte dentro di te, diciamo, che dice: ma sarà giusto sposarsi? Quella vocina che dice: ma farai una cazzata a sposarti? Beh, ti demotiverai. Qua poi magari nei seminari che faccio sul canale YouTube Massimo Taramasco vi spiegherò una strategia che è, diciamo, la negoziazione interiore in 6 fasi. Perché noi possiamo negoziare interiormente, cioè, come dire, come se fossimo in un'assemblea di condominio, ogni condomino ha degli obiettivi diversi, ma l'amministratore del condominio deve riuscire a fare collimare questi obiettivi, deve fare in modo che questi obiettivi, vadano bene per tutti, perché soltanto quando avremo le sinergie, soltanto quando avremo tutte le nostre forze concentrate in un'unica direzione, solo allora saremo invincibili, solo allora riusciremo a raggiungere veramente, veramente ciò che desideriamo, soltanto allora riusciremo a raggiungere veramente ciò che vogliamo. Quindi la ristrutturazione, la negoziazione in 6 fasi, che è mediata dalla PNL, è un punto molto importante, poi lo spiegherò. Ricordo che chi vuole abbonarsi al canale Massimo Taramasco può farlo, basta che va appunto sul mio canale Massimo Taramasco, scegli l'abbonamento base e potrà seguirmi in seminario dove spiegherò tantissime tecniche. I consigli per aumentare la motivazione: ricordo quindi che la motivazione è la forza che ci spinge a raggiungere i nostri obiettivi. Quando siamo motivati, siamo più propensi a lavorare sodo e a superare le sfide. I consigli per aumentare la motivazione sono: 1. Impostare obiettivi realistici, perché quando gli obiettivi sono troppo difficili o troppo facili, è difficile rimanere motivati. Imposto obiettivi, quindi, che siano impegnativi ma realistici, per avere la possibilità di raggiungerli. Seconda cosa, crea un piano d'azione. Una volta che hai impostato i tuoi obiettivi, crea un piano d'azione per raggiungerli, cioè gli obiettivi li raggiungi soltanto se fai delle azioni. Questo ti aiuterà a rimanere focalizzata sull'obiettivo stesso e a procedere verso la strada. Quindi creare un piano d'azione, una pianificazione, un piano d'azione distribuito nel tempo è un altro punto fondamentale, proprio per riuscire a canalizzare le nostre forze, a canalizzare la nostra energia. È importante che gli obiettivi siano anche misurabili, perché tu devi riconoscere i tuoi progressi. È importante riconoscere i tuoi progressi, anche se sono piccoli. Questo ti aiuterà a rimanere motivata, motivato. Salutiamo Betty Cottage e a credere in te stesso. Questo è un altro punto fondamentale. Poi, per raggiungere i tuoi obiettivi, io credo molto nel mentoring, cioè trovare un mentore, un riferimento che ti supporti. Cioè, noi già da bambini abbiamo imparato ad apprendere attraverso l'emulazione. Quindi, e questo è quello che facevano anche Bandler e Grinder: quando volevano raggiungere, ottenere un risultato, cercavano qualcuno che quel risultato lì era in grado di ottenerlo, e loro si modellavano su quel risultato. Quindi il modellamento, il modeling,
un punto fondamentale per poter